A volte la gente mi malintende, mi fraintende pensando che ho fatto un cocktail, fatto un po' qui, un po' di là, un po' di yoga, ho fatto tante cose, è stato iniziato nel buddismo, è stato fatto questo, e allora fa il suo cocktail? No. Le religioni, nome molto complesso, non sono oggetti di esperimento. Oggi facciamo esperimenti con tutto, siamo abituati. Non penso siano questo, ma l'esperienza non è un esperimento, è una cosa molto diversa. Se tu nella tua vita senti, ti arriva, penetri, ti identifichi, o ti senti identificato, o sei identificato in diverse forme, e allora non fai teorie. Non domandi, sono indù, sono cristiano, sono... Penso che avevo troppo mente che subito ci blocca la spontaneità dell'esperienza. È un'esperienza da... Tu ti innamori di una persona. È un esempio, ma non penso sia fuori strada. La prima cosa... No, non domandi... È bella, è ricca, è giovane, è vecchia, o è una persona che ti innamori. Poi più tardi ti dà fondo, mi conviene come compagno o compagna, o sarà una cosa, o che è un momento passeggero. Un secondo discorso. Ma il primo momento non pensa. È induismo, è buddismo, è cristianesimo, è ortodosso, è buono, è cattivo. Vedi, senti e ti lasci. Poi devi camminare con i tuoi piedi e devi utilizzare tutto il viveka e il discernimento necessario, questo sì, e forse la mia vita è stata un po' così.